dico una cosa, dire la sigla per la sigla venduta. La parola venduta non mi fa né caldo né freddo. Grida e fischi, così l'ha accolta quello che lei chiama il suo popolo. Angela Maraventano, ex vice sindaco e un tempo appassionaria dell'isola, fa probabilmente il comizio più difficile della sua vita. È diventata vice sindaco perché si legava, 5 anni legata qua è stata, con le catene. E adesso vuole fare il centro a Lampedusa. Non la vogliamo sentire. Andiamo via. Perché non la vogliamo sentire, non ci interessa la Lega a noi. Contestata perché appoggia come senatrice leghista il progetto del Viminale, un nuovo centro di identificazione ed espulsione a Lampedusa. Ospiterà 5.000 clandestini e tutta l'isola non lo vuole. Non temo quello che state dicendo in questo momento, perché voi non c'entrate nulla. Sono stati gli altri che vi hanno istigato. Guardate, scusate, datemi la possibilità di parlare. Perché io la devo avere la possibilità di parlare. Mi dico non doveva morire più nessuno a Lampedusa. Perché lei lo diceva. Ma mia zia è morta per l'elicottero. Intanto sull'isola sono arrivati altri 150 tra carabinieri e poliziotti. In tutto sono oltre 350 militari presenti a Lampedusa. Ecco, questo è il blocco delle forze dell'ordine, non è più possibile arrivare ai cancelli del centro di prima accoglienza di Lampedusa dopo la fuga degli immigrati di ieri. Eccolo dall'alto il CPA, i clandestini dalle finestre gridano, noi riprendiamo finché non ci mandano via.